Presentata a Palazzo San Giacomo la rassegna Toccare l'Orizzonte, che a partire dal 16 luglio proporrà spettacoli teatrali, concerti, cinema e comicità in diversi luoghi della città, alcuni piuttosto insoliti. Il Parco Eco della Filanda che conoscono in pochi, il Parco Corto Maltese che è un'esperienza di democrazia diretta straordinaria, il Forte di Vigliena, San Giovanni a Teduccio con il Parco Troisi e tutto il complesso della rete che si è costruita in quel territorio. Per quanto riguarda il nuovo Teatro Sanità, ancora una volta l'intervento sul Cimitero delle Fontanelle e poi il sito storico del nuovo Teatro Sanità. Che la chiesa. Questo spettacolo di chiusura che abbiamo chiamato Concerto al Maestro. Chiaramente Concerto al Maestro è il maestro, il nostro maestro, cioè il maestro De Simone, che ha unito tre generazioni di artisti. Partiremo dal repertorio della Compagnia di Canto Popolare, quindi di Villanelle, passeremo per alcuni brani della Gatta Cenerentola, i suoi Viviani e fino alle ultime, diciamo, scritture fatte per noi negli spettacoli come Bombarattuello ed altro. Ripartita nei due cicli, Stati di grazia ed emergenza per un pubblico adulto e i luoghi delle fiabe per bambini e famiglie, la rassegna coinvolge diversi collettivi storici della città: il Teatro Area Nord, Sala Icos, il Nuovo Teatro Sanità, il Beggars Theatre, il Teatro Nest e l'Associazione I Teatrini. Un parco semi sconosciuto come quello del parco di Re Ladislao, all'interno del quale proponiamo un paio di nostri spettacoli itineranti fra teatro e natura. E poi invece l'altro grande contenitore simbolico che ci piace inaugurare all'interno di questa rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie è quello del complesso monumentale dell'Annunziata. È uno spettacolo abbastanza particolare che è questo Choro, un cappuccetto rosso senegalese, uno spettacolo di grande impatto visivo e di partecipazione fra teatro, musica, con questa compagnia senegalese. Faremo dei concerti con lo sfondo del muro del Forte di Vigliena, e questo, come dire, ci dà anche la possibilità di poter tornare a noi 20 anni indietro, perché la nostra attività iniziò proprio circa 20 anni fa con un progetto che riguardava la rivoluzione a Napoli, la rivoluzione partenopea. E infatti in questa situazione ripresenteremo dei brevi stralci di quello spettacolo presentato 20 anni fa. Per la seconda edizione del Festival Stati di Grazia ed Emergenza proponiamo un programma molto vasto che va dal cinema alla stand-up comedy, al teatro on the road e alla musica, al concerto. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Il programma completo su www.comune.napoli.it. E questo è il teatro a cui noi dobbiamo tendere, non il teatro inteso solo come spettacolo, rappresentazione, intrattenimento, ma il teatro che ci fa interpretare il mondo, che ci inquieta, che ci interroga, cioè uno che fa parte di quelle attività espressive ed artistiche che stimolano criticamente e ci fanno sempre acquisire di più la coscienza di essere cittadini. Penso soprattutto ai bambini, a cui un capitolo importante di queste attività ovviamente dedicato per fare del loro tempo un tempo formativo. Per cui l'invito è ai genitori e ai nonni a spegnere i telefonini, a toglierli dalle mani dei bambini, entrare in questo mondo incantato e fare davvero ciò che va fatto come genitori e come nonni, raccontare.